Avola, la Polizia di Stato denuncia una donna per minacce aggravate. Agente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio che ha consentito l'identificazione di 31 persone e il controllo di 5 mezzi, hanno denunciato una donna di 49 anni per avere minacciato con un coltello un uomo per motivi riconducibili a privati dissidi. A Noto, la Polizia di Stato ha denunciato un giovane. Gli agenti del commissariato di Noto, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato un ventenne già conosciuto dalle forze di polizia per i reati di tentata estorsione, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Nella tarda serata del 20 agosto, agenti del commissariato sono intervenuti in via Seneca, dove poco prima il giovane ha denunciato, dopo aver chiesto del denaro ad una coppia per il rifiuto di questi ultimi, ha colpito prima con un pugno l'uomo, causandogli la rottura parziale di due denti e danneggiandogli gli occhiali da vista, e di seguito ha schiaffeggiato la donna. Ad Augusta, nell'ambito del progetto Trinacria, agenti del commissariato insieme al personale del reparto prevenzione crimine di Catania hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, identificando 83 persone, controllando 1795 veicoli con e senza supporti elettronici, elevando una sanzione amministrativa, ritirando un documento e controllando 8 persone sottoposte ad obblighi limitativi della libertà personale.